Se la ragazza di base non è molto convinta di te, però continua a parlarti per una serie di motivi tra cui non ha di meglio da fare, magari un po' la incuriosisci, vuole proseguire per capire come va, ma tu proponi un primo appuntamento in una maniera squallida, male, senza metodo, con una comunicazione da perdente, perdi. È game over. Ti sarà capitato un mucchio di volte di proporle un qualcosa, questa rifiutava, e poi gradualmente si raffreddava, fino a quando non l'hai più sentita. Diciamo che il come glielo proponi in primo appuntamento può essere già considerata come vera e propria prova del 9, per farle cadere definitivamente le palle per terra, oppure darti una possibilità. Vediamo gli errori verbali, logistici e tecnici che commetti e che devi correggere. 1. Prenotarsi in appuntamento come se dovessi fare una visita medica, quindi con larghissimo anticipo. Vi dico, quando abbiamo studenti ai corsi master o nelle coaching e ci fanno studiare situazioni con ragazze che non sentono più, io vedo che si erano fissati 6, 7, 8 giorni prima l'appuntamento, a me viene l'orticaria. Tu non puoi chiedere un appuntamento per sabato il lunedì. Ripeti con me, ripetiamo tutti insieme ragazzi, non possiamo chiedere un appuntamento per sabato il lunedì. Sai cosa succede? Questa ti dice anche di sì, si può fare perché manca tempo. E poi all'ultimo ti dà buca. Ripetiamo tutti insieme, non possiamo chiedere un appuntamento per sabato il lunedì. Non va bene perché in 7, in 5, in 6 giorni possono capitare un miliardo di cose, le variabili sono infinite. L'appuntamento va fissato 24, massimo 48 ore prima. Ripetiamo tutti insieme, ragazzi. L'appuntamento va fissato 24, massimo 48 ore prima. 2. Non sentire la ragazza per il tempo che vi separa dal primo appuntamento. Altro errore che fai. Fissi un appuntamento per 3-4 giorni dopo e poi le dici, dai, allora poi ci aggiorniamo venerdì. Cioè, insomma, il giorno dell'appuntamento. E magari quando glielo scrivi è lunedì o martedì. La ragazza la devi sentire tutti i giorni e nei giorni anche precedenti all'appuntamento. Io lo so perché in molti non la sentono. So cosa stai pensando. Hanno paura, hai paura di fare danni perché in chat fai schifo. Ma cazzo, ma puoi vivere così? Possiamo vivere così avendo paura di scriverle? Fatevi una schifosa coach in marcia. 3. Proporlo in maniera confusionaria e indecisa. Posso garantirti che questo più di tutti fa cadere le palle per terra. Ossia appunto trovare un mollusco che non sa proporlo in una maniera decente. Ti andrebbe magari di venire a bere un caffè? Non so, sai, potremmo comunque andare a avere, non so, se vuoi, se ti va, non so, magari avere un drink, se sei libera, se. Dai ragazzi, per piacere, eh. 4. Rendersi troppo flessibili nella scelta dei giorni. Io non dico che devi essere un dittatore, ma neanche dare l'idea di uno che non ha niente da fare e che fa ruotare il suo mondo attorno a quello della ragazza. Vi giuro ragazzi, mi ricordo che qualche anno fa, un corso master, stavo seguendo la chat di questo ragazzo che aveva chattato con una ragazza prima di venire al master e lui le propone di vedersi il lunedì e parte. Lunedì ci sei? Ci dà un drink? Lei, no, non riesco. Ah, è lui. Martedì? E lei, no, non ce la faccio. Ah, mercoledì? No, lavoro. Ah, giovedì? Venerdì? Sabato? Ragazzi, rispettate la vostra persona, giusto? Proponete un giorno e siete flessibili su un secondo giorno, se vedete che seriamente non può. Fine. Una ragazza interessata è capace di fare i salti mortali per vederti, anche solo per 20 minuti, ricordatelo. Partiamo da qua? Partiamo da qua, ragazzi? Partiamo da qua? Partiamo da qua.